Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione! Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri 0434 555486 o 0434 551455. Ripetiamo, 0434 555486 oppure 0434 551455. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Giornata calda, aria in perfette condizioni e tutti pronti. Secondo giorno d'attesa presso il campo base allestito di fronte all'ospedale civile di Almicco, dove dovrebbero essere ospitati dalle prossime ore 120 immigrati clandestini in arrivo da Lampedusa. Dovrebbero, abbiamo detto, visto che da Roma nulla trapela sull'arrivo degli ospiti. Come già riportato nel precedente servizio, l'area è stata attrezzata per accogliere per le prime 72 ore di permanenza scaglioni di 30 persone. Il campo è stato predisposto e dato in gestione alla Croce Rossa, la quale, con l'assistenza supplementare del personale sanitario del vicino nosocomio, darà la prima assistenza agli immigrati. Passate le 72 ore, gli stessi saranno successivamente trasferiti nelle sedi permanenti predisposte in provincia di Pordenone e Udine. Al momento la situazione regna tranquilla rispetto alle indiscrezioni di stampo giornalistico uscite in mattinata, che segnalavano un clima alquanto pesante per presunte minacce fatte da alcuni vaccinorosi contro l'arrivo dei clandestini al quartier generale di Palmanova. Da quanto appreso dai responsabili della Croce Rossa, nessun allarme, razzismo o di altro stampo al momento è stato segnalato alle forze dell'ordine. Una cosa è certa, la burocrazia viaggia a braccetto con il barometro, passando da stabile a nuvolosità instabile, un classico tipicamente italiano. Cividale, Palmanova, Aquileia, tre località dell'UNESCO, tre località sul Pullman, tre località della provincia. Cosa facciamo con questo Pullman, Presidente? Ma facciamo un po' di pubblicità perché è necessario far conoscere le cose belle che abbiamo in provincia di Udine. Non tutte e tre sono cittadine dell'UNESCO, due sì, Aquileia e Cividale. Palmanova sta chiedendo di essere anche lei riconosciuta come città monumento e quindi città di importanza mondiale. E facciamo questa ulteriore, lanciamo questo ulteriore messaggio di conoscenza dei posti belli del nostro Friuli attraverso il sistema Terra dei Patriarchi, per ricordare alla gente che non c'è solo il mare e la montagna, ma c'è anche un Friuli di mezzo, rappresentato da queste cittadine che hanno grandi monumenti da far conoscere, cose belle da visitare, e tra l'altro fanno parte di questo brand dell'UNESCO, come viene definito. Quindi un richiamo molto forte per quanto riguarda i turisti che arrivano da tutto il mondo. Come vedete, le diverse scritte, c'è anche Terra dei Patriarchi, Friul Tiare dai Patriarchs. Assessore Mattiussi, che cosa può significare anche questo? Vogliamo sostenere gli operatori. Si dice che i turisti, quando arrivano da noi, si fermano troppo poco. Con questa iniziativa noi vogliamo dare l'opportunità al turista che arriva per esempio a Cividale non di fermarsi una sola notte, ma magari di proseguire nel soggiorno per un'ulteriore notte, offrendo dall'albergatore offrendo il biglietto per andare a visitare l'altra città, o Palmanova o Aquileia. Così
il turista non serve che muova la macchina, prende servizio pubblico e va nei luoghi allungando appunto il soggiorno presso la struttura che ha scelto o di Aquileia o di Palmanova o di Cividale. Sul tavolo della direttiva della CGIL di Friuli-Venezia Giulia quest'oggi diversi argomenti, quello della disoccupazione, quello delle imprese che lentamente escono dalla crisi, alcune purtroppo ancora chiudono, il problema della sanità in regione, che è quello più importante perché si sta pensando di chiudere alcuni punti nascita e accorpare appunto le aziende. Ecco, in tutto questo quadro, Belci, qual è la visione della CGIL? Dunque, ci sono due punti negativi, due punti positivi. Due punti negativi sono la questione della disoccupazione che è aumentata ulteriormente, la crescita esponenziale delle ore di cassa integrazione, il rischio che ci deriva dal fatto che il governo non ha soldi per la cassa in deroga, li deve assolutamente mettere. L'altro punto negativo riguarda la diffusione dell'illegalità dentro il mondo del lavoro. Soprattutto nel mondo degli appalti, noi vogliamo fare una battaglia su questo tema, c'è insomma una preoccupante contiguità della mafia rispetto a qualche appalto, c'è la necessità di intervenire per regolare il più possibile gli appalti di Fincantieri di Monfalcone. Sulla legalità noi faremo un'iniziativa, adesso raccoglieremo tutte le informazioni da parte dei nostri delegati perché è una questione che ci spaventa. E punti positivi sono che la Giunta ha messo in campo un piano serio di politiche industriali e ha fatto emergere quelle che sono le idee che saranno alla base della riforma sanitaria. Noi crediamo che siano idee sane, che noi ci lavoriamo per conto nostro da un anno e mezzo, siamo arrivati alle stesse conclusioni della Giunta, ci sono alcuni punti dolenti, in particolare Gorizia e Gemona, però io credo che quando si dice che si passa dall'ospedale al territorio le scelte devono essere conseguenti, quindi più territorio meno ospedale. Dopo un iter piuttosto faticoso è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Gorizia il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della strada provinciale 19 nel tratto compreso tra il chilometro 1 progressiva 420 e l'incrocio con la strada provinciale numero 20 raccordo Villa Luisa. I lavori che porteranno ad un ampliamento notevole della carreggiata, alla soppressione dell'incrocio semaforico sostituito lì nei pressi da una rotonda, alla creazione di circa 600 metri di pista ciclabile. Un'opera che costerà 2.030.000 euro, interamente finanziati con fondi regionali, è un progetto che ha dovuto attendere per la sua approvazione vari pareri, tra cui quello della soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, visto che in quella fetta di territorio sono stati ritrovati molti reperti di origine romana. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri 0434 555486 o 0434 551455. Ripetiamo, 0434 555486 oppure 0434 551455. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.